Domanda 2. Questo è il profilo completo della pedana. Affinché la bicicletta possa procedere sulla pedana è necessario due condizioni. A sinistra e a destra dei punti di non derivabilità, i punti angolosi, i tratti del grafico devono essere ortogonali, la lunghezza del lato della ruota quadrata deve essere pari alla lunghezza di una gobba, cioè dell'arco di curva di equazione f di x per x tra meno a e a. Stabilisci se tali condizioni sono verificate. L'idea di fondo è che il lato della ruota quadrata sia sempre a contatto senza strisciare con il profilo della pedana e che il lato sia lungo quanto il profilo della gobba, in modo tale che quando il vertice del quadrato arriva nel punto angoloso tra due gobbe, lì si infila perfettamente tra le gobbe perché le gobbe hanno le tangenti perpendicolari. Quindi le due gobbe formano un angolo retto dove si va a infilare precisamente il vertice del quadrato. Inoltre, il quadrato poi continua a rotolare, sempre senza strisciare. Il punto di contatto cambia continuamente. Praticamente tutti i punti del lato del quadrato vanno in corrispondenza bionivoca con tutti i punti del profilo della gobba. Quindi è necessario che la lunghezza del lato del quadrato sia lunga quanto il profilo, cioè l'arco della funzione f, finché poi il vertice successivo andrà a finire tra le due gobbe successive. In questo disegno, per esempio, vediamo che il punto di contatto istantaneo è A e piano piano il quadrato ruota in modo da portare E qua nel punto A, cioè al valore più A. Per cominciare verifichiamo che le tangenti all'arco, alla curva F, sono perpendicolari, quindi disposte a 45 gradi ciascuna. La derivata di F è meno la derivata di G, infatti era F uguale radice di 2 meno G, e quindi la derivata di G è questa. Vediamo che sia F' che G' sono funzioni dispari, infatti cambiando x con meno x otteniamo l'opposto della derivata di x. E questo è logico perché se la funzione f è pari, l'inclinazione invece deve cambiare segno passando da valori negativi a valori positivi di x. Qui c'è un'inclinazione positiva, poi un'inclinazione negativa. Quindi è logico che l'inclinazione, che è la pendenza, la derivata, deve avere un andamento dispari. Calcoliamo quindi queste derivate di f' in a e in meno a, cioè calcoliamo l'andamento di queste inclinazioni nei punti a e meno a, cioè questi angoli. In a basta sostituire x uguale ad a e ricordare che a è il logaritmo di t2, cioè di radice di 2 più 1. Quindi e alla a è radice di 2 più 1, cioè t2. E alla meno a è l'inverso, quindi è l'inverso di t2, ma è l'inverso di t2 era t1, cioè radice di 2 meno 1. Così possiamo calcolare f' a meno un mezzo. Andiamo a sostituire a e meno e a, cioè e alla meno a, andiamo a sostituire questi due valori che abbiamo trovato, quindi radice di 2 più 1 meno radice di 2 meno 1. E dopo le semplificazioni otteniamo f' a uguale meno 1, a indicare che nel punto A la pendenza della curva da sinistra è meno 45 gradi l'inclinazione, cioè la pendenza è come quella della bisettrice del secondo e quarto quadrante. Invece nel punto meno A, arrivando da destra, la pendenza, cioè la derivata è più 1, questo perché la funzione f' era dispari, quindi non è necessario fare tutto il calcolo, basta cambiare segno f' A. Più 1 vuol dire che lì la pendenza è 45 gradi come la bisettrice del primo e terzo quadrante. Vediamo quindi le due derivate più 1 e meno 1, il loro prodotto fa meno 1 e quindi una è l'inverso e l'opposto dell'altra. Questo sta a indicare due rette perpendicolari che hanno coefficienti angolari opposti e reciproci, cioè il loro prodotto fa meno 1.